Ciao a tutti, grazie a tutti, con la parte numero 26 dell'Esplay di Xenoblade Chronicle X. Eravamo nel mezzo dell'ultimo capitolo, avevamo sconfitto il Vitart e avevamo iniziato il combattimento con le chimere, che però è praticamente impossibile da fare. Dove sta andando quello? Vabbè, è impossibile da fare a piedi, quindi facciamo con lo scale. Con lo scale dovrebbe essere molto 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 facile. Boom, moneta cockpit, subito. Sono 10 chimere, se non sbaglio. Il trucco è usare almeno una skill AOE, che se non sbaglio io non ce l'ho. Però qualcun altro dei miei ce li ha, quindi... Qui sì, sto... affidandomi ai miei compagni di squadra. Che è una cosa abbastanza normale su Xenoblade Chronicles in fondo. Ne ho già fatti fuori 5, vabbè, sì, ne è una minchiata sui skill. È per questo che non ho usato gli skill nella battaglia contro Vitant, perché se poi mi fossero morti non avrei più potuto andare avanti. Questo combattimento è impossibile da fare a piedi. Tranne per qualche tipo coreano che riesce a fare il gioco al 20, tipo. Ci saranno sicuro. Vabbè, adesso sono a piedi, ma ne mancano tipo due. Quindi uno. E poi sono a piedi solo io. Cioè, è comunque fatta. Ok. Tanto la prossima fase si può fare anche se io non sono sulle scale. Tre scale andranno bene. Come al solito vi ricordo che io ho fatto tutte. So già tutte le fasi di tutte le battaglie. Però non ho visto le cazze. Quindi adesso non so cosa succede. Fase 2. Ma... Cioè, tutti lo hanno tradito alla fine. Cioè, tutti i suoi compagni lo hanno tradito alla fine. Non avete dei principi? No, solo re. What they did to your family. Oh, I remember all right. My family'd still be here if you hadn't brought your damned ward on the doorstep. Effettivamente è stato già a casa prima. There's only 20 million of us left. That leaves 9.98 billion reasons for me to want you dead. You who took my wife and daughter away from me, Luxor! This is human DNA. It was true. It was all true. Quello è DNA umano? Sì, ma di chi? Cioè, di tutti. E cosa dovete fare? Vi buttate pure voi? Just ghosts or shadows. They're people. Seeds of new life that are struggling to take root. I finally see that now. What's happening? It's like all the life sta diventando il grande, tipo. It's flowing inside me. Sta buono. Boh. Ecco la prossima fase della battaglia. Vi presento Lao.
Madonna. Sei Azrael, che assorbe tutta la vita. Amo. Out of the way, Lynn. We can't let the light bulb be destroyed. This time, I'll shoot. Elma, please. She's trapped. It's not me anymore. This body is beyond my control. Please, Lynn. Let me be the one who finally ruins everything. Everything humanity has achieved to get us this far. Last warning, Lynn. You need to move. Tanto una tank, che ha quasi 10.000 di vita, quanto devi sparare per ributtarla giù. Ok. But then I'm fighting too. Not just for our sake, but for his. And you. Are you with me? Altra cosa che non ho dovuto decidere, ma questo vabbè. Thank you. È ovvio che. Ah, onestamente questa fase non so com'è senza Skell. Dovremmo tranquillamente farcela se sono l'unica a non avere lo Skell. Dovremmo tranquillamente fare. Però se nessuno di noi ha lo Skell non so, perché non ho mai provato a affrontarlo senza che nessuno avesse lo Skell. Credo che sia fattibile però. Per questo tipo come vita, forse è un po' più facile. Boh, neanche qui facciamo i voli acrobatici. 10 su 10. Non fare subito questo perché qua. Ah sì, non la taglio perché questa fase dovrebbe essere abbastanza lenta. Dico dovrebbe o per realtà. Ha fatto le. L'ho bloccato. Bella. Anche qua non dobbiamo togliere tutta la vita, è solo una prima fase, dobbiamo togliere tipo. Metà? Forse di meno? Non so, non mi ricordo. Fuck. Vaffanculo. Ma sta girando attorno? Sa che un bel nome sta per rompersi. Boom. Ah, e i suoi attacchi fanno volare anche gli scherzi, se non sbaglio. Molto di meno di quando si informa male, però. Non ho avuto BB, stavo cercando di dobbiare il colpo. Vieni qui! No! Che cazzo! Tirami su! C'è distrutto tutti gli scherzi, tipo. Sorry.
Dai, così fatta. Perché gira attorno così, ma... Ma recupera vita, o sbaglio? Però mi sembra ne avesse di meno. Ok, è più difficile il beat up, mi sa. Ops, non volevo neanche fare sta skill, invece. Cazzo, non dovrebbe mancare tanto. È che mi sa che non mi ha mai fatto quella skill che mi suggerì nei skill. Fermo, basta, morto. Boom! Fatto! Finita la prima fase. Non è mai stato così difficile. Di solito ce l'avevamo sempre abbastanza stompato. Quando ho provato a farlo. Questo è male. Come al solito il nemico ha le sue ragioni per combattere come su Xenoblade originale. Ecco, questa fase non possiamo vederla, ma in questa fase, se non sbaglio, non si possono usare gli skill. Perché se avessimo gli skill ci toglierebbe tutto il carburante. Lì è praticamente questa cosa, che i nostri skill hanno costantemente zero di carburante. E quindi questa fase bisogna per forza farla a piedi. E secondo me è tipo una delle più facili. Se non fosse che hai delle cose che ti tolgono i PT. Io ho dato i miei PT prima e non ho fatto una skill che meriti. Boom, è arrivato il momento di fare il tubo. Right.
Ma basta. E questa cosa non ho capito cos'è. Ricordi con Fusilao l'hanno condotto la pazzia. Non so cosa faccio adesso. Sarà tipo più forte. Cazzo. Ok, mi sono bloccato per un attimo. Nel senso, ok, è normale che ogni tanto mi... Cazzo! Ho sbagliato tasto, dio buono. Ho annullato il turbo perché per sbaglio ho premuto B e ho riposto là. Dio buono, non è la prima volta che mi capita. Tu mi fai incazzare sta cosa. Ah sì, comunque quando qualcosa di che te l'ho condotto... L'ho condotto alla pazzia perché ha evocato una specie di chimera. Ma lui, noi la, non la caghiamo perché hanno detto mica lui. Hanno quasi battuto. È in aria, non posso attaccarlo con la tecnica viola. Ecco qua. Questo forse lo uccido. Quasi. Uccido col backslash. No! Mette solo in aria. Abbiamo finito il gioco. Questa è l'ultima fase. È tipo la più facile delle cose, invece. Tranne le chimere se sei lo schelma. È successo che vedere il filmato finale e... GGVP, sì. Perché devono per forza perdere i ganglion? How's it look? Is it still running? It's fine. Looks like it held together. Thank God. We saved it. All of us. We couldn't save Lao. Ah, vabbè, chi se ne. On the contrary, by stopping him and preventing him from destroying the system, we saved Lao too. That's right. His DNA and his memories. È vero. All of it is still stored in here. Exactly. And with this, anche quel Marcus che si è sacrificato di me. But wait. Would he even want to come back? All the things he did. He'll be able to remember. Beh, noi li portiamo in vita, poi se non vuole vivere. All the more reason. Can't make up for your mistakes when you're dead. Hell, he'd better come back. He's got work to do. Wrongs he needs to right. She's right. Okay then. Come on, let's hurry up and restore this. Che si sarebbe dovuto disattivare 15 minuti fa, in realtà è da più di un'ora che siamo qua, vabbè. Colonel. Everyone wait. There's one more thing I need to talk to you about.
Oh man, what now? The truth is, exactly one MIM in New LA actually is being controlled remotely from a real body held in stasis here. Il tuo? Wait, someone isn't stored in the database with the rest of us? O il mio? That's right. This was a special case. The hell does that mean? Perché stanno inquadrando tutti tranne me? Se fate caso, stanno inquadrando tutti i personaggi tranne il mio. Ecco, cazzo. Lo temevo. Io dicevo sicuramente o quello di Elma oppure quello del mio personaggio. Cioè lei così nel mondo reale era così. Ma non è un'umana. Ecco perché aveva conoscenze tecnologiche che gli umani non avevano. This is my true form. I was kept here in stasis, the only xenoform on board. Wait a second. All this time you were an alien? See? No way. And all the more lovely for it. I hope you all understand. And at the end of the day, I just hope you'll still consider me as one of you. Of course we will. You've earned that, Elma. It's not about how you look. It's the person you are on the inside. That's what counts. Yes, yes! Lynn's right. Colonel, listen. We know whatever you did, you felt it was for the greater good. Yeah. Nothing's changed. That's right. Everyone, thank you. Your trust means everything to me. And I have so much more to tell you now that this time per dire dopo aver riattivato le cose qua. But first, there's something I must do. Ecco. And it's something that only I can do. Oh, solo lei qua. There. The backup power should be all set. Biometric authorization accepted. Initializing backup power system. Hey, so did that really just work? There's no way it might still run out of juice? No, it's working. Ma sicuro che non hanno mille minuti anziché mille secondi. Elma, it's Secretary Nagi. Put him through. It's official, everyone. Power has been restored. Congratulations. Fandom is reporting that the ganglion forces outside the lifehold have been routed. The prospectors should have the main power system back online in a matter of days. Roger that. It's over. Excellent work, all of you. Well, we all gotta die sometime, but it won't be today. That's right. Once the main power is back online, we don't need to worry about running out again. And we won't even need that anymore once we're back in our bodies. Yep, you got that right. First things first, we'll need to get the control system repaired. Then we'll hit up the database down below. We need to check on your memories. Just a second. Wasn't she saying she was gonna tell us the rest of what she knows? Hey, that's right. I got so excited I almost forgot. Relax, there's no need for us to hurry, right? We're finally home free. We've got all the time in the world. Non è che non morirete mai più. It's a pretty long story. Tell you what, why don't we go back to New LA and we can talk over a nice big celebratory feast? Good idea!
Lily can cook it all. Tatsu will oversee. Yeah, you can watch over everything. From inside the stew pot. Okay? All right, then. It's set. Well, then, without further ado... Right. Back to New L.A. We're ready now. Ready to go home. Oh, che bello, finalmente. Il mimosoma di Elmo lo lasciate lì? Che succede? C'è i titoli di coda? It was 30 years ago when Elma first came to Earth. She'd come with a mission. A war was being waged between the Interstellar Federation the Ganglion belonged to and another alien civilization. And Elma knew that eventually, that war would come to Earth. She came to our planet, alone, to save us. She convinced those in power, like Secretary Nagi, that the threat was real, and helped put into motion a grand plan to preserve all of mankind. Her alien tech brought us Skells so we could defend ourselves. It gave us light-speed travel to ensure our escape. And it led to mimeosomes, to facilitate our survival. None of this would have been possible for centuries without the help we received from Elma. Everyone says the Earth died that day. But not me. I don't believe it. The white whale couldn't have been the only Ark to escape either. There must be other survivors out there. Somewhere. The path ahead may not be clear, and it certainly won't be easy. But for now, the important thing is we're here, on Mira, and we're alive. And we'll live on, for now, with faith in our hearts that one day, we can once again set out to search for the planet we left behind. Che bello. Si possono skippare? Come, di nuovo mi si spinto il controllo. Sperando di non aver accidentalmente skippato un'altra canzone che sarebbe dovuta essere dopo, ma non credo. Sarebbe troppo infame come cosa. E questo è il centro vitale. Nucleo del centro vitale. Wait, what? This damage isn't from our last battle. It's from earlier, when we crashed on Mira. It does look pretty bad in there, doesn't it? You'd never know it by looking at the exterior. Classica tastiera senza la lettera per far capire che le teste stai premendo. Nei videogiochi di anime non sono mai le lettere sulla tastiera della tastiera, devi ricordare la memoria cosa fanno di tasti. Thank you.
All right. I'm entering the database chamber. Database, database. Be extra careful. Need a database. Oh. That's everything we've been working for. Understood. What is it, Elma? Is there a problem with the database? No. That's impossible. Elma, report. Elma! Secretary, I'll stick to the facts. The system, everyone's consciousnesses and memories, the entire database, has been destroyed for some time. Ma come? Destroyed. What do you mean? Explain yourself. Abbiamo già i nostri veri corpi? No, non è possibile. It's trashed. The system is completely shut down. And not just recently. It's been this way since we got to Mira. That's absurd. Qui noi siamo già nei nostri veri corpi? How in the world would anyone be? I know. So then why would you be alive? No, non si spiegherebbero molte cose, tipo. It's not possible. Without the database, all your identities should be gone too. It's this planet. It's something about this planet. E infatti non. Quello che stavo pensando io non hanno ancora spiegato come è possibile che. Noi umani comprendiamo i Nopon, comprendiamo L, comprendiamo. C'è qualcosa riguardo a questo pianeta che non. Oh! Ma guarda un po'. No, aspetta, spiegatemi. Non si è capito un cazzo. Kappa? Vabbè. È il pianeta che ci rende vivi? Cosa vuol dire? Oh, ok, che figata. Che figata. Ha lasciato segno nella storia di Blade. Per questo ho approntato quel missile speciale che ti permette di guadagnare molto più facilmente soldi. Spensi pipì. Poi c'è il terminale, non fartele sfuggire. Ma quindi la storia è finita qua? Così? Abbiamo finito la storia? Chiuso? Boom? Vabbè, a questo punto io direi che possiamo chiudere qua il let's play di Xenoblade Chronicles X. Se il let's play vi è piaciuto cliccate il pollice nel commento del solito, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!